su Radio Isav c'è Colpo Grasso. Colpo Grasso. La ricetta della settimana a cura della dottoressa Silvia Di Tiglio. E come ogni settimana, come ogni martedì, siamo in collegamento telefonico con la nostra dietista Silvia Di Tiglio. Silvia, buongiorno! Buongiorno Luca! Oh Silvia, come stai? Tutto bene? Bene, bene, siamo inizio settimana, siamo abbastanza attivi. Eh sì, siamo attivissimi, sì, perché siamo ancora a martedì, ovviamente abbiamo tutta la settimana davanti, una settimana da affrontare anche da un punto di vista culinario, o sbaglio? Certo, perché si programmano tutti i pasti, siamo ben organizzati per la nostra alimentazione, insomma, bisogna pianificare. Bisogna pianificare, questa è una cosa molto importante. Faremo anche una puntata, Silvia, sulla pianificazione settimanale. Forse non l'abbiamo ancora fatta e potremmo fare qualcosa del genere. Che ne pensi? Esatto, molto molto interessante, perché spesso poi è proprio quello che manca per la riuscita, ecco, di un'alimentazione sia variegata ma anche qualitativamente buona, quindi possiamo tranquillamente parlare appunto su questo tema, perché è molto interessante, credo, e anche abbastanza attuale. Molto attuale, sicuramente è un qualcosa che interessa a tutti. Allora, Silvia, invece oggi parliamo della ricetta della settimana, un purè di patate vegan. Allora parlacene. Sì, allora oggi vi propongo un purè di patate un pochino light, anche se non mi piace usare questa parola, però diciamo che è così, cioè una versione diversa dal solito purè di patate che presenta burro e latte. Infatti questa ricetta è sempre, come dico, senza glutine, senza lattosio e quindi adatta a chi ha anche delle intolleranze alimentari di questo tipo. Allora, per questa ricetta dobbiamo semplicemente pelare 500 g di patate con il pelapatate, le laviamo sotto l'acqua e le tagliamo a tocchetti piccoli. In una pentola dei bordi alti versiamo le patate tagliate, 160 g di acqua e sale e a piacere cuciniamo per 20-25 minuti. A fine cottura uniamo 20 g di olio, una grattata di noce moscata, frulliamo il tutto con un mixer da cucina d'immersione per ottenere una crema un pochino più uniforme, oppure schiacciamo bene il tutto con una forchetta. Il purè è pronto da servire abbinato ad una proteina. Ecco, molto molto semplice la ricetta, Silvia. Ovviamente parliamo di una ricetta vegan, in quanto non ci sono né burro né latte o comunque derivati. Esattamente, ci sono anche altre versioni che comunque presentano delle sostituzioni con dei latti vegetali, come ne abbiamo parlato anche nelle precedenti puntate, quindi latte di mandorla, latte di soia. Però diciamo ho preferito lasciare questa ricetta davvero davvero easy, quindi veramente alla portata di tutti, abbinabile a chiunque, a chi è a dieta ma anche a chi non lo è, semplicemente per completare il piatto, come abbiamo anche parlato precedentemente del piatto sano, quindi l'abbinamento proteina carboidrato verdura, accompagniamo una proteina, quindi che può essere o carne o pesce o dei legumi, è una fonte di verdura e il pasto è completo. Benissimo Silvia, allora entriamo nel vivo del soggetto di questo piatto, ovvero l'ortaggio patata. È un ortaggio, sì, credo. Allora, in realtà le patate sono dei tuberi che si contraddistinguono dagli altri vegetali. Perché? Perché nonostante il volume di acqua non si possono definire un ortaggio, perché le verdure generalmente nella loro composizione presentano zuccheri semplici. Al contrario, le patate contengono amido. Pertanto sono considerate un sostituto di cereali e derivati, tanto che viene raccomandato di consumare o l'uno o l'altro all'interno dello stesso pasto. Oltretutto, Luca, le patate presentano un alto indice glicemico, quindi attenzione ai diabetici o comunque chi vuole fare attenzione all'indice glicemico, perché è addirittura questo indice glicemico delle patate superiore al pane e alla pasta. Però ci sono alcune pratiche di cottura della patata che aiutano a controllare la glicemia. Quindi se da un lato la cottura rende l'amido digeribile, dall'altro farle raffreddare, quindi il raffreddamento favorisce il rallentamento dell'assorbimento di glucosio nel sangue. Altro trucchetto è che il consumo della patata con la buccia, ad esempio, contribuisce a mantenere di più sotto controllo la glicemia, perché le fibre della buccia attutiscono a livello intestinale un massivo assorbimento di glucosio, quindi basterà lavarle bene con l'acqua per eliminare i residui di terreno e poi le cuciniamo in uno dei tanti modi a cui si prestano, insomma, perché sono davvero molto versatili. Bene. E quindi sono più che altro una fonte di carboidrati, quindi non zuccheri semplici come le classiche verdure.
Benissimo, sei stata molto chiara, hai fatto chiarezza su questo alimento che sono le patate. Devo dire che non sapevo dell'aspetto della glicemia, questa è una cosa molto importante, forse sottovalutata anche, non è così? Esattamente, perché magari le patate, ecco, sono un alimento anche senza glutine, quindi spesso dice vabbè, mangio le patate, sono meglio del pane, però ovviamente va sempre contestualizzato l'alimento, ma anche ben dosato, perché poi magari bilanciare il pasto verso un indice glicemico più alto per un diabetico non è proprio una passeggiata romantica. No, sicuramente non è il massimo. Invece, Silvia, di patate comunque ce ne sono di tanti tipi, no? Le patate rosse, le patate gialle, cioè, sicuramente tu me ne dirai altre, adesso non ne conosco più, però so che ci sono anche le patate dolci. E quindi qual è la differenza tra la patata classica e la patata dolce? Allora, anche se condividono il nome, la patata dolce e quelle tradizionali fanno parte di famiglie botaniche diverse. Perché? Le patate comuni appartengono alla famiglia delle solanacee, come pomodori, peperoni, melanzane. La patata dolce è un rizo tubero, cioè è una radice secondaria che si ingrossa per accumulare sostanze nutritive, per lo più carboidrati, che poi il vegetale potrà utilizzare all'occorrenza. Quindi, a differenza dei tuberi veri e propri, i rizotuberi non presentano germogli e di conseguenza non possono sviluppare una nuova pianta, ma fungono esclusivamente da riserva energetica per il vegetale che li produce. Considera, Luca, che la patata dolce in alimentazione viene veramente considerata un superfood grazie a degli innumerevoli benefici che apporta, perché mentre le patate, come dicevamo prima, hanno amidi più resistenti e un indice glicemico più elevato che impattano sulla glicemia, la patata dolce fornisce soprattutto carboidrati complessi a lento rilascio che influiscono meno sui livelli di zucchero nel sangue. Inoltre è molto ricca di fibre, in quantità doppia rispetto a quella degli altri tuberi, e quindi rallenta appunto l'assimilazione dei carboidrati, e ha un elevato quantitativo di beta-carotene, infatti come indica il suo colore arancione. Quindi questa radice tuberosa è molto più efficace delle patate comuni per proteggere sia la vista ma sia le carenze vitaminiche, perché veramente il suo patrimonio in vitamine e sali minerali è notevole. Pertanto possiamo dire che questa patata americana o patata dolce può essere introdotta nella dieta di tutti, anche nei regimi dimagranti. Diversamente, come accennato sempre prima, i tuberi comuni, a causa dei loro amidi, devono essere ridotti da chi è in sovrappeso o dai diabetici. Perfetto, perfetto, hai fatto chiarezza anche su questo aspetto. Un'altra domanda, poi l'ultima domanda, Silvia. Allora, sì. Come possiamo accompagnare in un pasto, diciamo, completo questa ricetta, ovvero quello del purè? Allora, il purè, come dicevamo prima, può essere accompagnato tranquillamente da una fonte di proteine animali, quindi magari un filetto di pesce o un hamburger di manzo magro, o magari fare, non lo so, una dadolata di verdure con dei ceci o dei legumi. Quindi cercare di completare il piatto con i nutrienti mancanti, che sono proteine, che possono essere appunto animali o vegetali, e verdura. Considera anche, Luca, che questa è un'altra piccola chicca: esistono anche delle varianti di purè fatti anche con le verdure all'interno, tipo il purè di carote, quindi si possono includere anche le verdure all'interno del purè in modo da fare carboidrato e verdura insieme, e basterà poi accompagnare semplicemente una fonte proteica. O comunque esistono anche le patate viola, come nominavi prima, che danno anche questo aspetto un po' colorato al piatto, perché anche l'occhio vuole la sua parte, quindi si può spaziare veramente come vogliamo. Di sicuro dobbiamo accompagnare il purè, che è un carboidrato, ad una fonte di proteina e verdura. Chiarissima, come al solito, come tutti i martedì. Quindi Silvia, io ti ringrazio. Ovviamente, prima di salutarci, ricordo a tutti quanti di seguire intanto su Instagram la nostra dietista Silvia Di Tiglio. Ovviamente, cercando dietista Silvia Di Tiglio, vi apparirà ovviamente il suo volto, la sua pagina ricca, piena di ricette e non solo, tanti consigli. E poi anche il tuo sito, che lascio ricordare a te. Allora, certo, www.dietista.silviaditiglio.it/ricette per curiosare sulle ricette, oppure nel mio blog troverete tanti articoli interessanti. Perfetto, grazie Silvia, ti auguro una buona giornata. Grazie anche a voi. Su Radio Isav c'è Colpo Grasso. Colpo Grasso. La ricetta della settimana a cura della dottoressa Silvia Di Tiglio.